Abbiamo davvero un grande privilegio in questa serata settembrina. Da qualche ora si può dire sono terminati i festeggiamenti in onore di Sant'Egidio qui a Latronico. Abbiamo davvero il privilegio di poter intervistare, di poter raccontare la lunga e prestigiosa carriera di Pio Mastrobuoni. Ci diamo del tu, Pio è un giornalista, grazie Pio innanzitutto di aver accettato questa intervista. È un piacere e sono a tua totale disposizione. Perfetto, allora Pio, partiamo subito perché abbiamo tanto da raccontare, però noi essendo un giornale locale dobbiamo assolutamente partire da Latronico, dalla Basilicata, dal Lago Negrese, dalla tua terra, ecco. Partiamo da questo ricordo, appunto, il ricordo più antico che hai nella tua mente pensando a Latronico. Io sono ormai superati gli 80, quindi posso dire che non c'è stato mai un solo anno in cui io non sia venuto qui per vivere questo momento magico della festa di Sant'Egidio. E poi è un momento in cui si accendono i ricordi, la vita, le persone care alle quali io ho legato tutto un po' il mio destino. Forse la persona che io ho sempre nel cuore era mio nonno, che era notaio a Latronico. Papà mio era il medico di Latronico, quindi poi tutta la mia giovinezza, eccetera, con momenti particolari. Uno dei momenti che ho nella testa come un ricordo particolare, Sant'Egidio è sepolto in Francia, a Tolosa, e fu negoziato, è un'espressione grossa, negoziato, ma insomma, fu deciso che il cardinale, diventato poi cardinale Garrone, ma all'epoca era arcivescovo, veniva a portare le reliquie del santo. E io avevo un'automobile, ero già mi ero laureato da poco in giurisprudenza, e il Don Gaetano Giordano, che era il prete di Latronico, mi chiese di andare a prendere il cardinale a Roma e portarlo a Latronico. Quindi è un ricordo incredibile di questo lungo viaggio. All'epoca non c'era ancora l'autostrada del sole, quindi questo cardinale si divertiva molto ad essere al mio fianco, eccetera, e mi invitava sempre ad accelerare, vai vite, alle vite. Ricordo però, mentre lui mi invitava ad andare veloce, c'era il suo assistente dietro che con le mani giunte mi chiedeva di rallentare con gli occhi, perché temeva di fare una brutta figura con il suo arcivescovo. E poi Latronico fu una festa incredibile. Ecco, questo è un ricordo, insomma, della mia giovinezza. Poi naturalmente eravamo pochi all'epoca, gli studenti universitari a Latronico, eravamo diciamo il palmo della mano, 5 a Napoli, e stavamo spesso e volentieri insieme in queste occasionali alloggi. Noi avevamo, c'era qualcuno di Latronico che ci ospitava, naturalmente con pochi soldi. La vita di quegli anni, penso adesso cos'è invece l'opportunità di andare a studiare a Napoli e tornarsene la sera a Latronico. Allora per andare a Napoli ci voleva una giornata intera di... Ecco, Pio, benissimo, ci ritorneremo su questi ricordi che poi sono davvero carne viva e vita vissuta. Raccontiamo però la Latronico proprio della tua adolescenza. Ecco, noi la vediamo così oggi, abbastanza ordinata, con questa grande prospettiva rappresentata
rappresentata dalle Terme di Latronico. All'epoca, proprio qualche giorno fa, in una conferenza è stato detto che negli anni 30, diciamo ad inizio secolo, ci fu già un momento nel quale queste acque così tra virgolette miracolose venivano già apprezzate non solo dalla popolazione locale ma anche da altre persone che venivano un po' a, nel periodo estivo, un po' a ritemprarsi. Ecco, raccontiamo questo aspetto e se magari, e Pio, possiamo aggiungere un altro elemento pure che mi ha sempre colpito, il fatto che a Latronico negli anni 20-30 c'era un piccolo ospedale che poi si è perso, che comunque era insomma una importante realtà, pensiamo i tempi, a quei tempi come era tutto complicato. Beh, insomma, è una, i ricordi di quella stagione, insomma, della mia vita sono più impregnati dai sentimenti, dai rapporti personali. Latronico insomma, era un centro negli anni della mia fanciullezza tra i più frequentati anche per merito di queste acque come le hai definite tu, solfure, cioè miracolose. Quindi tutte le famiglie che insomma avevano erano diciamo benestanti ci avevano la loro casetta alla calda, e quindi durante i mesi caldi le famiglie si trasferivano in questa zona. C'è adesso un museo che fa vedere un po' qual era l'ambiente, il clima. Quello che ancora oggi io a volte mi trovo a dire, che peccato essere nati così presto, era un mondo molto chiuso, eh. Questo era, le donne qui erano proprio da vederne da lontane, e se si scopriva una caviglia era già qualcosa di straordinario. Adesso per chi viene a Latronico, io ricordo quello che ha detto il nostro regista Lucano, che nella sua bella ripresa di Basilicata Coast to Coast, paese di libertini, ma insomma libertini forse è un'esagerazione, però effettivamente adesso è tutto un altro mondo. È molto triste pensare però che questo si è spopolato molto, questo paese. Ci sono casi clamorosi, a me fa un grande dolore sentire per esempio alcune delle persone che avevano l'abitazione vicino alla mia, oggi si vendono le case a 6.000 euro. Insomma, quindi l'altra sera a questo incontro che abbiamo avuto qui su questa ipotesi di stare insieme, lavorare insieme tutti i comuni della regione eccetera, mi è venuto così spontaneo, questo è un paese che si è spopolato. La mia giovinezza qui erano, Latronico vantava qualcosa come tra i 7 e gli 8.000 abitanti, adesso siamo a 1.300-1.400 il centro di Latronico, frazioni intorno arriveremo forse intorno ai 4.000. Ecco, proprio con le frazioni sappiamo Latronico come ha vissuto nel corso del tempo questa situazione particolare, cioè un centro importante e poi anche in particolare una contrada, due contrade, Magnano e Mileo. Ecco, sì. E tu che anche in questo caso che ricordi hai di questa, anche di queste dispute probabilmente? Sì, beh, insomma, diciamo che la cosa più che ricordo era mio papà, era il medico condotto e aveva la responsabilità proprio di queste servire queste frazioni a Agromonte. Venivano a prenderlo di notte a volte con i muli eccetera, doveva attraversare ore e ore per raggiungere magari un ammalato. Il medico condotto faceva tutto, faceva anche della chirurgia spicciola, prendeva il parto e quindi insomma
Era un mondo come parlo rivivere nella mia così, davanti ai miei occhi, nella mia testa, ci sono tutte queste violenti sensazioni. Difficile, se non con le chiacchiere, insomma, raccontare e descrivere quale poteva essere la vita in questo. È molto cambiato adesso, per fortuna, è peccato che. Però ci sono tante opportunità. Questo è un territorio meraviglioso, dove la montagna, il fiume, questi boschi sterminati, insomma, se uno pensa che ci sono, la Tronica è circondata da qualcosa come 32 chilometri di boschi, c'è aree in faggeto dove veramente si può godere di una libertà fantastica. Davvero un posto molto bello. Dottore, tu ci dicevi giurisprudenza, noi ti conosciamo come grandissimo giornalista, ma mi permetto di dire anche forse qualcosa in più del semplice giornalista, e lo scopriremo a breve. Però ecco, questo salto come è avvenuto? Da probabile avvocato o comunque inserito in un certo tipo di professione, poi scopre la scrittura? Beh, dunque, la mia storia è molto particolare, perché mi ero da poco laureato ed ero stato già assunto come assistente di uno dei più grandi penalisti all'epoca del foro napoletano, e il mio maestro, che era eccezionale personaggio, venne assunto per la difesa del fratello di Pupetta Maresca. Pupetta Maresca, per chi non ricorda questo straordinario momento di questo processo che richiamò centinaia di giornalisti da tutto il mondo, perché era una donna di una bellezza straordinaria ed era la moglie di Pascalone Nola, era il capo camorrista quelli che merciano gli ortofrutta, eccetera, e venne lui ucciso e lei lo vendicò uccidendo il supposto mandato. E Pupetta nel processo era anche sotto processo, mi ripeto, il fratello Ciro, e io ebbi dal mio maestro questo incarico: dovevo seguire l'andamento del processo e segnalare a lui quando notavo delle discrepanze tra quello che i testimoni avevano dichiarato nella fase delle indagini e quello che poi invece dichiaravano durante la fase processuale, e anche di tenere i rapporti con i giornalisti. E lì scattò qualcosa, perché fui affascinato da questo mondo del giornalismo, perché erano tutti lì a seguire il processo, poi la sera ci si riuniva, si andava nelle trattorie, insomma si discuteva del processo e di tutto quello che poteva essere. E quella fu la scintilla del. Poi naturalmente le cose furono favorite da un rapporto molto intimo con una ragazza che vive a Roma, e quindi io salutai Napoli e mi trasferì a Roma, e a Roma cominciai a muovermi cercando come. Avevo una lettera di raccomandazione per tutti gli studi di avvocati a Roma del mio maestro, e tutti naturalmente con questa lettera in cui lui vantava tutte le mie qualità, questi naturalmente mi prendevano volentieri ma non mi davano una lira. Mio padre, che all'epoca era un medico condotto, aveva 4 figli tutti allo studio, non è che potesse all'epoca avere tanta possibilità di mantenere un figlio in questa città, eccetera. E quindi
ero quasi insomma deciso a seguire il suo desiderio, che era quello che io mi preparassi a succedere a mio nonno notaio. Quindi lui spingeva perché io l'idea di trovarmi con la cuffietta del notaio classica nelle rappresentazioni fotografiche non mandava. Insomma, approfittai, devo dire, di un rapporto occasionale che ho avuto con l'allora uomo straordinario del sud Italia, che era Emilio Colombo, che era venuto all'Atronico e mi aveva voluto conoscere, mi avevano presentato come il giovane rappresentante dei giovani democristiani, cosa che all'epoca veramente non mi sfiorava neanche lontanamente, eccetera. E insomma, risultato, io una volta quando si erano esauriti quelle poche lire che mio papà mi aveva dato, dicendo vai a vedere se tu vuoi stare a Roma, se ce la fai, ebbene, questi sono i soldi che io posso mettere a tua disposizione. Esauriti questi quattrini, tu te ne torni alla Tronica e ti metti a studiare per la... Una sera io trovai, ero con questa ragazza che era la figlia di un colonnello della NATO di Latronico. Il papà di questo colonnello era il medico che mio padre aveva poi sostituito quando l'altro se n'era andato in pensione, e quindi ero ospite loro. Improvvisamente apparve sullo schermo la figura di Emilio Colombo che presentava questo suo progetto della nazionalizzazione dell'energia elettrica. E allora io dissi a questa ragazza, che purtroppo non c'è più, dico: senti, io provo ad andare a bussare alla porta di Emilio Colombo, se mi dà una mano, eccetera. Quindi ebbi questo ottenni un appuntamento, ma ci vollero dei giorni perché non era facile. E quando poi lui mi ebbe la cortesia di vedermi, mi chiese: ma che idea hai, che cosa vuoi fare? Giornalismo. E allora lui mi disse, dice: guarda, ti presento mio cugino, che era Franco Colombo, che era il responsabile della pagina economica del Popolo, il giornale storico, e il mio capo ufficio stampa al Ministero dell'Industria all'epoca, lui era ministro dell'Industria, Berto Capitani, che era anche il redattore capo dell'ANSA. Mi organizzò un pranzo con loro due, e così tutti e due disponibili. Franco Colombo mi chiese, dice: ma perché non cominci a scrivere qualcosa per il giornale? E l'altro, Berto Capitani, mi disse: tu intanto vieni al ministero e mi aiuti a fare la rassegna stampa per il ministro, quindi ti rendi conto come i giornali si fondano, si formano, eccetera. Da lì è cominciata la mia avventura. Caspita, davvero una situazione anche straordinaria per certi versi. Unica, perché qui non è che all'Atronico ci fossero altre opportunità. Pio, dobbiamo fare un passo indietro, perché siccome questa intervista sarà anche la base per un'intervista cartacea, dici il nome del tuo maestro, avvocato, grande avvocato di Napoli. Questo io devo dire che Bossi io mi ricordo, però non ci giurerei, ecco. Non ci giurerei, perché veramente ebbi un rapporto molto breve, molto breve. Forse i ricordi più belli sono proprio questi che ti ho raccontato del processo Maresca, ecco. Ma posso poi eventualmente fare una piccola ricerca, basta trovare sul adesso su di approfondire, sì.
Pio, benissimo. Allora, diciamo, hai iniziato a fare i primi passi in un giornalismo anche di grande qualità. Tutto il giornalismo è di qualità, però parliamo di un giornalismo assolutamente, anche per certi versi, delicato, no? Perché parliamo di ministeri, parliamo insomma di giornali nazionali, quindi è subito una grande sfida. Io cominciai, naturalmente non fu facile, perché finito questo apprendistato molto sia del ministero eccetera, poi bisognava fare il passo e avere un rapporto professionale con una struttura. E Berto Capitani mi segnalò alla direzione dell'ANSA, e quindi diciamo il mio primo incarico professionale all'ANSA, ma avvenuto dopo che ormai io avevo perso la speranza di ottenere qualcosa, e quindi avevo fatto bagagli e bagatelle e me ne ero tornato alla Tronico. Mi arrivò, ero alla Tronico da un paio di settimane, mi arrivò un telegramma di convocazione per andare a prendere, a sostituire, perché era la stagione in cui si sostituivano con questi incarichi provvisori, e quindi dovevo sostituire quelli che erano andati in vacanza all'ANSA, e quindi un primo assaggio. Però una volta che mi feci, devo dire, conoscere, quindi i primi due incarichi furono nella redazione che si occupava di sindacato, e poi subito dopo nella redazione che si occupava di economia. Poi, siccome una volta messo il naso dentro questa, insomma, io avevo una voglia matta di farmi conoscere, insomma, trovai questo direttore fantastico che ancora a 98 anni va in montagna, Sergio Lepri, direttore dell'ANSA, storico personaggio eccetera, conoscendo la mia anche passione per la politica, mi aveva immaginato, più che immaginato, mi aveva aperto una finestra per poter andare alla Camera a fare il giornalista parlamentare. E quindi io avevo raggiunto invece poi avevo un paio di settimane di ferie che avevo già maturato in questo rapporto iniziale con l'ANSA, chiesi al direttore: posso andare con mio padre, che aveva un congresso a Gardone, era nel nord, e mi aveva chiesto: ma perché non mi accompagni? Il direttore mi diceva: vada pure, poi quando torna può trasferirsi direttamente dalla redazione, che era in via di Propaganda Fide all'epoca l'ANSA, proprio all'incrocio con via Frattina a Roma. Quando torna, vada pure, prenda servizio, si presenti alla redazione parlamentare. Quando tornai da questo viaggio, il direttore mi fece chiamare subito. Era accaduto che l'ANSA aveva bucato una notizia che aveva fatto un gran rumore, la figlia di questa grande famiglia che fa gli elicotteri eccetera, Augusta, era scappata con un nero, un germano si chiamava il nero, ed erano scappati a Bruxelles, e il direttore il responsabile della sede dell'ANSA a Bruxelles aveva bucato questa notizia e si era presa un rimprovero, a quale lui aveva reagito in maniera secca, dicendo: io sono venuto qui per occuparmi dell'Europa, della Comunità Europea, della NATO eccetera, quindi se non mi manda subito, direttore, un assistente, un aiuto, io faccio i miei bagagli e me ne torno in Italia eccetera. E quindi lei mi dice: in questi giorni si è offerta questa opportunità. L'amministratore delegato dell'ANSA, che era il conte Fattori, è convinto che lei sia la persona giusta.
Lei ne parli con i suoi genitori, se vuole può andare a Bruxelles ad occuparsi, ad aiutare il nostro Dante Benedetti, che era un ex diplomatico, è entrato nell'ANSA, un personaggio stupendo, eccetera. E io ne parlai con mio padre, che naturalmente si mostrò entusiasta, mia madre no, figlio mio, ma dove te ne vai, eccetera. Insomma, andai a Bruxelles. E lì è cominciata poi la mia storia vera, insomma, del giornalismo, perché naturalmente lì mi occupavo della nascente comunità europea, la sedia vuota, la crisi con la De Gaulle, che non voleva assolutamente cedere alla trattativa per l'ingresso dell'Inghilterra nella comunità europea, tutto uno straordinario percorso che ancora oggi mi fa premere quando vedo tutte queste polemiche. Tra l'altro, proprio probabilmente in quel periodo rincontrò anche Emilio Colombo come presidente del Parlamento europeo. Certo, non solo prima ancora che presidente del Parlamento europeo, come ministro del Tesoro. Era negli anni in cui lui poi in Italia conquistò l'Oscar della Lira, quindi ebbe una, insomma, Colombo era un personaggio veramente amato dalla stampa internazionale per la sua cortesia, per la sua disponibilità, perché veramente era sempre, non si nascondeva mai dietro. E quindi naturalmente lì poi ho conosciuto e frequentato, è diventato anche molto così in rapporti splendidi con Moro, che era presidente del ministro degli esteri prima, poi presidente del consiglio, con un po' tutta la grande, diciamo, la nomenclatura democristiana. Democristiana. Però, poi naturalmente c'erano anche gli altri. Ma è vero questa cosa che Pio, da giornalista sicuramente equilibratissimo, però sostanzialmente di sinistra? Sì, è verissimo. Io sono diventato di sinistra dopo un incontro che ebbi al Parlamento europeo con Amendola e Terracini, che erano entrati nel Parlamento europeo. Ti dico, il presidente del Parlamento europeo era Mario Scelba. Io ebbi una così l'opportunità di assistere a uno scontro violentissimo del presidente del Parlamento europeo, di Scelba, con alcuni parlamentari tedeschi. Perché quando in quella primo diciamo ingresso del Partito Comunista nell'aula di Strasburgo nel Parlamento Europeo, cominciarono a urlare raus, raus, fuori, fuori. E allora Scelba reagì, raus, voi lo dite, insomma. La vostra storia è piena di raus, qui dovete rispettare, eccetera. Fece una filippica molto molto energica contro questi parlamentari tedeschi, e a me poi, quando lo incontrai dopo, mi confessò: ma guarda che destino, io Mario Scelba ho dovuto difendere quelli del partito comunista, che lui era considerato veramente, è stato sempre considerato una specie di baluardo contro tutte le tentazioni di aprire uno spiraglio, eccetera. Quindi io poi naturalmente in una di queste occasioni, a colazione con Scelba, Terracini, eccetera, si parlava della situazione italiana, eccetera, e io mi permisi di sostenere una tesi. Voi vi dichiarate riformisti, ma voi ingannate la gente, perché riformisti voi, ogni riforma è una freccia in meno nell'arco della lotta. E allora lui mi disse: va bene, allora se la pensi così. Mi mandò la collezione della storia del Partito Comunista di Spriano, mi mandò il libro Le lettere dal carcere di Gramsci. Legga Le lettere dal carcere di Gramsci.
mi mandò proprio tutta una serie di testi che piano piano, leggendoli, io cominciai a farmi un'idea. Non è possibile che questo paese abbia un futuro di sviluppo, eccetera, se resta barricato dietro queste divisioni, eccetera. E quindi piano piano cominciai a sentire il fascino di questo mondo. E poi si è sviluppato in modo clamoroso, perché io poi sono diventato amicissimo di Enrico Berlinguer, con storie stupende. È vero, posso raccontartene una di storie. Invitato a Villa Bamenek, che è la residenza dell'allora Unione Sovietica a Roma, e ero assieme a giornalisti di grandezza, Igor Mann, Paolo Garimberti, c'è tutto un gruppo di giornalisti, eccetera. Vado invitato per i festeggiamenti della rivoluzione d'ottobre, eccetera, e Enrico Berlinguer, appena mi ha visto, mi chiamò, vieni con me. Mi prese sotto il braccio, cioè in questa villa Bamenek, che è lunga come, non so, 200 metri, comincio, tenendomi sotto braccio, ad andare avanti e indietro, ponendomi una serie di domande che non avevano senso. Ma che fai? Ma insomma, ogni tanto fammi una telefonata, tutte cose banalissime. E siccome continuava i miei colleghi erano allarmati, cosa gli starà raccontando Enrico Berlinguer? Era già l'epoca in cui lui aveva cominciato a pensare all'eurocomunismo, no? Quindi al contrasto con Marché, con tutti questi grandi, con Cugnal, tutti i grandi del comunismo europeo, il francese, il portoghese, Carrillo, lo spagnolo, eccetera. E guarda, stai creando allarme con i miei colleghi, perché mi stai tenendo avanti e indietro? E allora lui mi guarda e dice: lo vedi chi c'è all'altra parte del salone? Sì, l'onorevole Cossutta. Se io ti lascio, quello viene subito. Perché Cossutta era invece il difensore accanito del comunismo classico, no? Quindi era contro l'ipotesi dell'eurocomunismo. Quindi se io ti lascio, quello viene subito e mi rompe i gabbasisi, come dice il medico di... Diciamo davvero grandissime occasioni di confronto, di dialogo con questi personaggi. Ovviamente c'è un altro personaggio che ha segnato assolutamente, ha contraddistinto, ecco, un po' la tua carriera, il tuo impegno, è stato Giulio Andreotti. Apriamo il capitolo di Giulio Andreotti, perché sarà anche interessante farti delle domande da testimone e da amico, perché ti devo poi pubblicamente, insomma, evidenziare un fatto che è accaduto qualche sera fa a Trecchina, che mi ha colpito. Però andiamo per ordine e parliamo di questo primo incontro con Giulio Andreotti. Allora, dobbiamo tornare di qualche anno alla mia presenza a Bruxelles. Bruxelles nel 1975. Io lasciai Bruxelles chiamato per diventare il capo del servizio diplomatico dell'ANSA. Il responsabile del servizio diplomatico dell'ANSA aveva l'obbligo di seguire il capo dello Stato, il presidente del Consiglio e il ministro degli esteri quando loro si muovevano fuori dai confini nazionali per missioni all'estero. In quella veste io ebbi naturalmente i primi rapporti con Giulio Andreotti. Naturalmente io giornalista e lui presidente, non ministro degli esteri, presidente del consiglio, eccetera. Quindi, no, come spiegarlo? Mi prese in simpatia, anche perché io non ho mai fatto, diciamo, sfoggio di appartenenze ideologiche, eccetera. Quello era stato più
la mia adesione al, diciamo, all'area del Partito Comunista, eccetera, è un fatto più privato, sentimentale, insomma, così avevo passato intere nottate a ragionare sulle opportunità che si potevano prefigurare di far cadere gli steccati, quello che poi alla fine diventò il compromesso storico, quindi avevo visto giusto da questo punto di vista, quindi ebbi anche questa, con gli anni poi non avevo visto male questa prospettiva. Risultato, in questa mia attività di responsabile della parte internazionale, cominciai ad avere rapporti con Giulio Andreotti, naturalmente come ministro degli esteri prima, e siamo andati avanti per alcuni anni. Poi ci fu un'interruzione in cui Colombo finì, Andreotti finì in panchina, come poi lui protestò dopo tanti anni dicendo: sono stanco di stare in panchina. Tornò, diciamo, sulla scena come ministro degli esteri, ma insomma passarono degli anni, perché al suo posto al ministero degli esteri poi era arrivato Emilio Colombo, altro rapporto meraviglioso che io avevo con Emilio Colombo, perché la cosa straordinaria è che tutti e due, sia Andreotti sia Colombo, pur sapendo delle mie simpatie per l'area della sinistra eccetera, mai una sola volta mi hanno fatto notare questa mia, per la loro diciamo appartenenza, diciamo così, non proprio apprezzata, mai. L'unico che reagì in un'occasione in maniera molto anche aggressivo fu Franco Maria Malfatti, quando fece per qualche giorno, per qualche mese, il ministro degli esteri. Mi rimproverò: ma perché tu hai questa debolezza, eccetera. Fu molto. Gli altri due, pur sapendo benissimo come io mi ero anche avvicinato ai rivali storici della Democrazia Cristiana. Quindi forse anche Forlani, vero? Ho letto da qualche parte. Forlani, stupendo. Poi la mia attività, diciamo così, di girovago nella scena internazionale fu anche legata a questo rapporto con Forlani, perché Forlani, ministro degli esteri, un bel giorno mi chiamò e mi disse, io sono stanco di prendermi tante accuse tutte le volte che ci sono le assemblee generali delle Nazioni Unite, e quindi tu mi devi accompagnare. Dico: guarda che noi abbiamo una redazione di numerosa a New York, come faccio io a chiedere? Tu chiediglielo al tuo direttore, digli che è il mio desiderio che tu mi accompagni. Vabbè, andai a parlare con l'EPRI, direttore, guardi che Forlani anche cominciò a ridere come un pazzo. Ma figuriamoci, che abbiamo quattro persone, io ti vado a New York, non faccio che riferire il desiderio. No, lascia perdere, tanto lui domani già se lo sarà scordata questa. Chiamai subito Forlani, dico: guarda, poi mi davo del tu con tutti questi, dico: guarda che c'è questa. Questo si è reagito in maniera con garbo, ma insomma mi ha fatto capire che neanche a parlarne. Ah, così stanno le cose. Grazie di avermi avvertito. Passano 10 minuti, viene l'usciere dell'ASA, dice: la vuole il direttore. Io entro lì. E la borsa, la valigia? Quale valigia? Ma non devi andare. E questo perché all'epoca l'ANSA aveva un contributo massiccio, perché
tutte le sedi estere dell'ANSA, non aveva l'opportunità l'ANSA di tenerle senza un appoggio consistente da parte del Ministero degli Esteri. E il Ministero degli Esteri aveva tutto l'interesse ad avere dei punti di raccordo, quindi... Torniamo ad Andreotti, benissimo. Forlani, no, io su Forlani no, avevo letto da qualche parte che Forlani un po' all'inizio aveva un po' detto qualcosa sul tuo essere di sinistra, no. ho letto male. Andiamo su Andreotti. Allora, come nasce? Ripeto, c'erano da ministro degli esteri, io cominciai ad avere, poi lui durò durante il governo Craxi 5 anni di ministero degli esteri, quindi dovunque lui andava io ero con lui, quindi si creò si consolidò questo rapporto, al punto che in occasione io ero andato, intendiamoci, poi a un certo punto di questo mio percorso di inviato speciale, non necessariamente io mi muovevo al seguito di esponenti italiani. Io ero ormai diventato una sorta di punto di riferimento per tutta la stampa nazionale, quindi quando c'erano delle grandi trattative, per esempio sulle armi strategiche, io l'ho seguito tutta e non c'erano gli italiani dentro questa trattativa. Quando c'era il grande a Cancun in Messico, il confronto tra sviluppati e sottosviluppati, io andavo e non c'erano gli italiani, c'era Tito, c'era il presidente dell'India, eccetera, sì. Ma insomma, voglio dire, avevo questo rapporto. In una di queste occasioni io andai in Cina per gli incontri tra Deng Xiaoping e Gorbaciov, che segnavano il riavvicinamento delle due grandi potenze comuniste. Quindi andai lì e mentre seguivo questo incontro, eccetera, scoppiò la rivolta della Tiananmen. Io rimasi bloccato a Pechino per 2 settimane. Quando finalmente si riaprì l'aeroporto, io potere andare a Hong Kong, eccetera, e rientrare a Roma, sui giornali il mio nome ricorreva come il candidato più autorevole a fare il capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io caddi dalle nuvole, c'era questo rapporto buono con Andreotti, ma insomma, ma che c'entravo io con... Mi ricordo mia moglie che mi diceva: ma se c'è un buon rapporto, perché non gli telefono e gli dico no, non è il caso che io disturbi il presidente che era stato incaricato di formare il governo, quello che poi durò dall'89 al 92. No, non me la sento. Se è così, se è vero, mi si farà vivo lui. In occasione del giuramento del governo Andreotti, io rientrai nella veste di responsabile dei rapporti con il vertice istituzionale, quindi andai al Quirinale per il giuramento, eccetera. Alla fine del giuramento, quando poi si scioglie l'assemblea, quindi tutti auguri, strette di mano, eccetera, Andreotti mi fece segno di avvicinarmi e mi disse: senti, vienimi a trovare che ti devo parlare. Allora capì che le voci erano fondate, e quindi poi si è stabilito questo rapporto meraviglioso. E Andreotti, la prima cosa che mi disse: guarda, tu sei, da questo momento considerati libero di scrivere, di commentare, di dare notizie, come tu. Un solo impegno io ti chiedo e lo devi rispettare sempre. Presidente, si figuri, tu non ti devi mai occupare della Democrazia Cristiana né degli andreottiani. Io rimasi di stucco, dico: scusi presidente, no, te lo spiego. Tu sei qui come capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è un governo di coalizione. Oltre ai democristiani, ci sono i socialisti, i repubblicani, i liberali e... Socialdemocratici. Eh?
socialdemocratici. E socialdemocratici, quindi tu ti devi far rispettare da tutti come ti rispetto io. Quindi ti raccomando, questo è un impegno che tu devi rispettare. E così. E poi è nato questo rapporto meraviglioso con Andreotti. Ecco, ora, chi ci sta ascoltando sicuramente sarà curioso di conoscere il tuo punto di vista, anche umano, anche personale, anche privato, perché dal punto di vista pubblico sappiamo quello che ha fatto Andreotti, quello che ha rappresentato. Lui, ecco, proprio in questi giorni, anzi in questo anno, ricordiamo Pio, purtroppo la vicenda Moro e quindi tutto quello che è nel quarantennale e quant'altro, però, e quindi queste cose sono assolutamente di dominio pubblico, però noi ti chiediamo, ecco, l'Andreotti privato. Perché ti dico questo, e così ti alzo la palla? L'altra sera mi trovavo a Trecchi in una bellissima manifestazione organizzata da alcune associazioni su Moro e su Peppino Impastato, che come tu sai morirono lo stesso giorno, o almeno fu ritrovato il corpo di Impastato. Ecco, ad un certo punto questi ragazzi, legittimamente e giustamente, insomma, hanno fatto una rappresentazione teatrale, hanno raccontato le lettere di Moro dal carcere, al tempo stesso la bella intervista della mamma di Peppino Impastato. Sì, continuo a parlare. Ad un certo punto cosa succede? Succede che la rappresentazione termina con uno dei pezzi del film Il Divo, dedicato a Giulio Andreotti, in cui lui dice una serie di cose, quindi praticamente sostanzialmente dice: la ragion di Stato mi porta anche e ci porta anche come Stato, appunto come rappresentanti dello Stato, anche a macchiarci di cose gravi, pensiamo alle stragi e quant'altro, però la ragion di Stato è superiore ad ogni cosa. Ecco, partendo da quest'idea che ormai si ha in Italia, no? Che Andreotti è un po' la sintesi del male, no? Si diceva Belzebù addirittura, da come hai parlato fino adesso mi pare che tutto era tranne che Belzebù. No, assolutamente, io sono stato per 4 anni ero l'ombra di Andreotti, quindi... Allora, un episodio lo racconto perché insomma, tutto l'entourage di Andreotti fu in quegli anni costretto ad andare più volte a Palermo dai magistrati, eccetera, furono torchiati, eccetera. A me mai nessuno mi ha chiesto neanche di bere un caffè. Allora chiesi all'avvocato Coppi, quale era il suo vero legale di Andreotti, per me è spontaneo chiedergli: ma a me perché non mi hanno mai chiamato? E Coppi mi rispose: dice, perché non erano così sprovveduti, sapevano che tu avresti detto soltanto delle cose che avrebbero creato serie difficoltà ai magistrati. Perché questo? Perché io ho seguito Andreotti con un tale scrupolo, con una tale anche curiosità sul piano umano. Posso raccontare un episodio, non so, io un giorno ci salutavamo sempre a mezzogiorno, perché lui andava a pranzo a casa, poi faceva la pennichella e io andavo quasi sempre a un ristorante, eccetera. No, un giorno disse, presidente, mi chiese, dice, che fai oggi? Dico, vado a pranzo con due autorevoli personaggi dell'establishment economico, eccetera, che erano etichettati come demitiani. Andreotti mi guardò e mi disse: oh, stai attento, stai attento. Dico, perché stai attento? Sta attento anche con le voci, cioè. Che perché racconto questo? Perché un uomo così prudente, che si permetteva dentro il suo modo di ragionare anche questa sensibilità, ma come possono aver pensato che lui avesse rapporti con... Adesso io potrei ripetere tutta la storia del processo, eccetera. Evidentemente era un argomento di cui si discuteva in quegli anni. Andreotti continuava a ripetere come si fa a fare cedimenti alle Brigate Rosse su Moro,
mentre centinaia di servitori dello Stato sono stati ammazzati. Come è possibile spiegare che noi, per la difesa della casta, eccetera, siamo disponibili a trattare, se la gente ricorda, l'idea era di liberare dal carcere alcuni brigatisti pur di salvare Moro. Era una condizione che non... Oltretutto poi era il governo della solidarietà nazionale, quindi con i comunisti assolutamente contrari, l'unico che aveva aperto qualche spiraglio era stato Craxi e anche Paolo VI, che fece un intervento straordinario a San Giovanni, si rivolse al Padre Eterno: non mi hai ascoltato. Cioè, io avevo un rapporto con Moro. Moro era un personaggio incredibile. Nei miei confronti, come faccio io a non ricordare che lui mi mandava sempre il suo Oreste Leonardi, che era il suo capo scorta, a chiamarmi per fare due passi con lui. Abitiamo a Roma proprio a 200 metri. Io ho passato mesi e mesi, quasi tutte le mattine, a fare dei passeggiate con Moro, a discutere con Moro di tutto, di quello che la nostra nazione così lasciava intravedere, lasciava sperare. Quindi un rapporto straordinario. Quando eravamo fuori, sempre lui nella veste di Presidente del Consiglio, prima, poi di Ministro degli Esteri, era continuo. Lui mi faceva chiamare e passeggiavamo. Addirittura c'è anche un episodio molto che mi provocò un'irritazione abbastanza accesa, perché a Lussemburgo cominciamo a camminare e arrivammo sino all'aeroporto partendo dal Kirchberg, che era il centro dove si riunivano le grandi, dove c'erano queste conferenze, eccetera, questi consigli. Arrivati quasi vicino all'aeroporto, improvvisamente, era una giornata che sembrava bella, il cielo si aprì e venne giù uno di questi temporali. All'istante un'automobile che ci seguiva, io non me ne ero reso conto, si affianca a Moro. Moro salta in macchina e se ne vanno e mi lasciano sotto tutto. E io, col povero Oreste Leonardi, quando lo incontrai, dopo che m'ero fatto proprio fradicio di acqua, dico: senti, di a questo tuo presidente che badasse nelle prossime occasioni si chiami qualcun altro, perché io non ho più l'intenzione di... Allora lui mi disse: no, ma tu devi capire, devi spiegare, insomma, tieni presente che sono quei momenti ormai, sono meccanismi così automatici, come succede qualcosa, la prima preoccupazione è di mettere al riparo il presidente, ma questo sia per l'opinione, per in casi di minacce, sia, insomma, è un... È un fatto spontaneo, ecco, non so come spiegartelo, siamo io dietro che urlavo. Pio, quindi davvero tantissimi episodi, però ritorniamo un attimo su Andreotti. Sì. Quindi ecco questo dipinto che è stato fatto in questi anni, no? anche da un certo giornalismo, dobbiamo dire. Voglio dire, tu puoi dire, ecco, perché insomma, chi più di te può certificare. Certo, poi è chiaro, uno può sempre, però voglio dire, l'indole non era quella che è stata messa in evidenza. Sì, no, lui era un uomo estremamente, non solo prudente, ma Andreotti un cervello, un genio, un vero, quindi ma neanche se lo vedessi in quelle, non crederei, dico, è un'allucinazione, perché come un uomo dotato di una, non so, vienimi a prendere, dove presidente? Vieni alla, c'è una chiesa dove, a fianco a quella dove lui abitava, va alle 6, doveva fare una intervista alla radio, entro in questa chiesa verso le 6:30 del mattino,
autunno inoltrato, non vedevo, piano piano mi sono accostato così, cercando di evitare di prendere qualche botta, e lo trovo seduto in prima fila. Mi siedo dietro di lui, comincia la messa. Durante la messa lui continuava tutto il tempo a fare dei strani movimenti della mano in tasca. Io mi chiedevo, non mi sono mai accorto che questo ha un tic, che cos'è questo accidente? Finisce la messa, entra un po' di luce, la chiesa piena di barboni, di gente, e lui con le mani in tasca preparava delle 2.000 lire, 3.000 lire, 5.000 lire, e tutti, ciascuno di loro andava. Può una persona dotata di questa, io mi ricordo che ti dico praticamente da domani mi ci metto pure io con loro, c'è una risata, aveva un rapporto incredibile. Ma possibile che il Papa Giovanni XXIII e Paolo, no, l'altro successivo, Paolo II, eccetera, lo volle abbracciare in piena piazza di San Pietro quando arrivarono le prime bordate contro la sua supposta vicinanza. Cioè, tutta una contraddizione. Purtroppo poi la stessa sentenza lo assolve fino al 1980, prima del 1980, quando effettivamente, questo è stato veramente il modo di mettere al riparo anche la magistratura dal rischio, perché avevano speso somme immense. Andreotti mi raccontò che per cercare il punto dell'incontro con il gota della mafia avevano fatto una indagine, perché si era sparsa la voce che l'incontro sarebbe avvenuto in una riserva di caccia. Avevano fatto un'indagine colossale, spendendo non so quante centinaia di milioni per selezionare tutte le riserve di caccia nella zona della Sicilia, per cercare dove questo incontro sarebbe stato avvenuto. Andreotti si è salvato dai rischi peggiori, da finire a San Vittore, perché lui aveva questa abitudine di segnare su delle piccole agendine, piccole così, tutto quello che lui faceva durante il giorno, le persone che incontrava. Quindi quando erano arrivati al punto di dire quel giorno lei ha incontrato, lui guardava sta agendina e diceva: ma quel giorno veramente ero in Giappone. Dice: ma allora può essere che fosse sbagliato il giorno e rovesciamo il mese? No, quel giorno ero a Bruxelles. Cioè, quindi, perché poi naturalmente quando si muoveva il Presidente del Consiglio o il Ministro degli Esteri, non è che lo facessero di nascosto, quindi era tutto certificato dalle autorità che seguivano la personalità, no? Quindi, Pio, benissimo, questa parte ci ritorneremo in coda. Voglio, insomma, Andreotti è il genio che purtroppo oggi l'Italia ne avrebbe un bisogno disperato, invece non ce l'ha. Assolutamente. Pio, tu e la Basilicata, no? Stiamo parlando di te e mi sembra di stare un po' su un'astronave e andare un po' su tutto il pianeta. E quanto è stata presente la Basilicata nella tua vita, oltre, diciamo, i periodi probabilmente di vacanza qui a Latronico? Mi chiedo, così molto banalmente, Andreotti ti ha mai chiesto di quale regione sei, o altri statisti o parlamentari, insomma, di grande livello? E nel tuo girovagare un po' in tutto il mondo per i vari eventi, ecco, hai percepito che la Basilicata esistesse, ci fosse un po' una considerazione, o forse proprio negli ultimi anni la Basilicata ha fatto un salto in avanti da questo punto di vista, e cioè, voglio dire, negli anni 60, 70, 80 era abbastanza sconosciuta? Purtroppo è così, la Basilicata, finché è vissuto è Colombo, e finché Colombo ha avuto un suo spazio, diciamo, per forza di cose, insomma, era, io
tra le infinità di ricordi c'è anche quello che quando ci fu il terremoto dell'80 Pertini volle un solo giornalista al seguito con lui e scelse me. Quindi io ho conosciuto la Basilicata in quella, perché da Tronico, sai, non è che rappresentasse l'intera l'arco. Lì in quella occasione ho visto che cosa è la Basilicata, perché cominciamo, eravamo in elicottero, Pertini, il comandante della divisione Ogadem dei Carabinieri ed io, noi tre in elicottero, quindi facemmo tutto, andammo prima a Balvano, dove non so se ricordi era crollata una chiesa ed erano morti con i bambini, cioè 300 persone, poi andammo ad Avellino, il centro era distrutto, poi andammo a provincia di Salerno, eccetera. Ma la Basilicata tutto si limitò a Balvano, insomma, non c'erano altre realtà. Poi, Potenza, Pesco Pagano, però Balvano. Potenza. Io per dirti, no, ero quel giorno del terremoto, c'era Margaret Thatcher in visita in Italia ed ero a Palazzo, al Ministero degli Esteri. C'era un gigantesco lampadario che cominciò a muoversi e io pensavo, dico, ma come? Sarà quel cretino che forza eccetera. Chiamai l'ANSA e mi dissero, dice, guarda, Berti Colombo, c'è stato un terribile terremoto. Lui era ministro degli esteri nell'80, quindi col governo Cossiga, eh? Quindi io lo avvertì, poi lui partì e fu una vera avventura per lui arrivare, perché ebbe molte difficoltà a raggiungere Potenza, quindi. Però la Basilicata, insomma, è considerata sempre. Poi è cominciato ad emergere un certo interesse per il petrolio, per questo. Poi anche Matera, diciamo, ecco, ci sono state. Certo, poi Matera, anche questo, però sono tutti decenti, perché Matera non è che fosse negli anni 70 e 80, assolutamente, no, anche negli anni 90. Assolutamente. Pio, una domanda di una banalità senza pari, però è una curiosità anche di tipo, diciamo, professionale, no? Allora, io immagino, no, il Ministero degli Esteri, la Presidenza del Consiglio, succede un fatto, c'è uno staff, in quel caso capitanato da te, che deve produrre un comunicato stampa. Sì. Cosa succede? E mi chiedo, il comunicato stampa alla fine in qualche misura viene, diciamo, viene letto, viene guardato dal ministro, dal presidente, o alla fine la responsabilità era completamente tua? No, quando avevo questo incarico mai, solo, nemmeno una volta io ho chiesto il via libera del Presidente del Consiglio, mai. Una responsabilità immensa, perché un rigo poteva far cadere un governo. No, assolutamente, io avevo proprio questa garanzia di Andreotti, che si fidava in maniera incredibile, perché ma io potrei parlare per settimane, cioè io sono andato, quando noi andavamo per esempio in missione all'estero, il Presidente del Consiglio, sull'aereo, lui mi diceva, senti, te lo leggi un po', perché c'era sempre la vampapie che preparava il Ministero degli Esteri, che ne pensi? Io leggevo questa cosa, per esempio un viaggio che facemmo a Washington molto importante, leggo questa cosa, dico, ma che fesserie queste scrivono? A che serve in un intervento del genere? Ho avuto anch'io questa impressione. E allora? E dico, che facciamo? Fa lui. E dico, Presidente, ci metto io le mani, mi fai una cortesia. Andiamo, poi l'albergo, io la notte te la saluto, mi metto a riscrivere completamente l'intervento, addirittura facendo una specie di sceneggiatura dove sottolineavo a questo punto alzi la voce, abbassi la voce, faccia questo, faccia quest'altro, eccetera, e glielo infilo sotto la porta della sua stanza. La mattina lui esce fuori per dire come si, la fiducia, cioè esce fuori e mi fa al bacio. E fu un intervento
sa, naturalmente non è che mi fossi inventato la luna, la traccia era nella testa, lo sapevo. Quindi poi non so adesso come fa. Proprio su questo, Pio, tu hai vissuto, allora, Berlusconi 1994 un po' cambia la politica da un punto di vista della comunicazione, perché sì, voglio dire, vengono curati degli aspetti che forse un tempo non venivano curati. Ecco, ti chiedo, tu curavi anche ed eri chiamato a curare anche gli aspetti, diciamo, anche della comunicazione, permettimi, anche fisica, anche esteriore? Tieni presente che io avevo come collaboratori 80 persone, ma erano solo diciamo quelli che preparavano, facevano la fotocopia, eccetera. Andreotti non aveva voluto che io mi facessi affiancare da nessun altro, quindi ero solo. Ogni decisione la dovevo prendere io e non potevo condividerla con nessun altro. Poi io so che per esempio Bonaiuti, che era il portavoce di Berlusconi, c'aveva uno staff di 20 colleghi giornalisti, diventati poi alcuni anche direttori, eccetera. Non so, gli altri, adesso mi dicono che Salvini ha uno staff di una decina di persone che gli preparano tutte le battute, non so, quelli che sono seguiti. Renzi aveva uno staff di giornalisti, io da solo, ma la dovevo fare da solo. Andreotti non aveva voluto, perché io gli avevo accennato, dico: Presidente, forse se mi porto questo collega giovane e bravo, così faceva una... personaggio. Un bel giorno andiamo nello Yemen, questo non riguarda poco, ma per la mentalità di Andreotti, nello Yemen, e tra noi c'era il presidente dell'ISMEO, l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente. Torniamo a Roma e questo presidente mi dice: ma doveva costituire il nuovo consiglio d'amministrazione, c'era un rappresentante di Palazzo Chigi, dottore, perché non viene lei, eccetera. Decide il presidente, io non posso io scrivere chiedendo che sia lei il rappresentante, eccetera. Faccia quello che vuole. Scrive ad Andreotti, mi chiama, dice: senti, Gnoli mi ha chiesto così. Dico: Presidente, io non ho nessuna particolare, quindi se lei ritiene, mi crei gelosia, lascia perdere, va bene. Poi evidentemente dovette pensare, perché ci dovette informare. Quando seppe che noi prendevamo 3.000 lire a riunione di consiglio, mi richiamò e mi disse: sai, ci ho pensato, ma vacci a fare il rappresentante di... E quello ha segnato un'altra pagina importante della mia vita, perché mi ha fatto entrare dentro un mondo che io conoscevo così superficialmente. Insomma, poi sono diventato vicepresidente, ed ancora oggi sono vicepresidente dell'ISMEO. Quindi sai, abbiamo 350 studiosi di Africa, di Asia, di tutto il mondo, è un mondo incredibile di studi, di conoscenza, di un'istituzione assolutamente importante. Pio, mi viene da dire questo, che secondo me dobbiamo fare una seconda puntata, sì, perché davvero, magari anche per capitoli, cioè, dando anche un po' un ordine un po' alle cose. Però Pio, io vorrei chiudere davvero questa prima puntata, poi ci informeremo qua, magari, non so, a Natale quando ritornerai, per ritornare sull'Atronico, perché torno a dire, il nostro è un giornale locale, quindi abbiamo bisogno di sempre trovare un nesso con il nostro territorio. Tu hai detto, se è stato
stato molto tempo fuori Latronico, tantissimo tempo fuori Latronico, però almeno una volta all'anno sei venuto per un po' di, per anche un periodo non brevissimo, non un fine settimana, quindi hai potuto avere chiara la situazione, noti tanto spopolamento, le terme, questi russi che dovrebbero risolvere tante problematiche. Una tua idea per Latronico, no, tu dicevi io sono stato nottate intere a pensare alla, all'idea della sinistra, del comunismo, e che fare e che non fare, ecco, tu per Latronico cosa consiglieresti al sindaco o comunque un po' al, alle forze vive di questa città per superare questo momento di indubbia difficoltà? Io in passato qualche volta mi sono trovato a dover rispondere anche a, così, all'invito di, dei personaggi che si occupavano del, con, in maniera molto diciamo insistente delle vicende del, di Latronico, era, parlo di Romeo, il dottore eccetera. Io, la mia preoccupazione è sempre stata quella di avvertirli, guardate, voi se non fate lavorare la, il cervello, la creatività, voi trasformate questo, questo paese in un sorto di lazzaretto. Le terme finiranno per così essere utilizzati da questi mordi e fuggi, queste persone che vengono, fanno la cura del eccetera, se ne vanno, il paese non sentirà nessun beneficio di questa cosa, che purtroppo è accaduto in passato e sta accadendo ancora oggi. Adesso c'è la speranza che comincino questi che hanno acquistato questi alberghi, quindi una stanzialità maggiore, sì, perché conoscendo la mentalità di questi popoli, io sono andato in Unione Sovietica qualcosa come 40 volte, la prima volta ci sono andato con Domenico Modugno nel 1962, quando Domenico Modugno fu invitato perché aveva scritto una canzone, Selene, Selene, perché doveva, doveva osannare il Gagarin che era andato nello spazio, eccetera. E quindi due settimane meravigliose passai con Domenico, diventammo amici veramente molto molto stretti. E quindi conosco la mentalità di questo. Questi porteranno mare di gente ad Latronico se, se riusciranno a mettere, quindi questo può dare una, uno spazio di anche così novità, di interesse, rinnovamento, di rinnovamento, quindi qui ci sarebbe da fare tante cose, insomma. Sono andato a mangiare in questo albergo oggi, il Den Hotel di, della Calda. Uno si siede lì e vede questo spettacolo incredibile di questo gigantesco spazio di verde, eccetera. Allora, parlando con lui, dicevo, cosa, perché non c'è una navetta che prende la gente che vuole venire? Ci sono le strade ormai tutte disponibili, te li porta in una zona, il Faggeto, dove il mese d'agosto c'è un'acqua che è come se fosse tenuta in frigorifero, proprio davvero gelata, uno spazio meraviglioso di alberi, di cosa impedisce di popolare questo con caprioli piccole, sono spese, insomma. Io c'avevo un grande sottosegretario, Amato, Caputo si chiama, sottosegretario degli esteri, che era anche vicepresidente della, dell'organizzazione della caccia. Allora mi ero rivolto a lui, senza parlare della caccia, anche se ne avevo parlato con Pecoraro Scanio, che era allora ministro dell'agricoltura, e dico, senti, ma io posso fare una riserva di caccia? Perché qui c'era la restuccia, una volta qui dove tu trovavi tutto il bentidio di animali, fagiani, pernici, eccetera. E lui mi dice, sì, assolutamente, tu non puoi fare... Io ti assisto, ti aiuto, eccetera. Naturalmente poi la cosa, figurati, le promesse, perché poi è venuto fuori, no, siamo nel Parco del Pollino, quindi non si può fare. Però tutto il territorio dei Latronico e Parco del Pollino, no, c'è una parte. Allora perché? Datemi, fornitemi la mappatura di questa parte, vediamo se si può organizzare qualcosa, eccetera. Quindi
fare una riserva, ma senza caccia, una riserva di animali che attirano, che da... perché poi la gente, se si innamora di un posto, compra un pezzettino di terreno, se li fa, questo io con se ti metto a parlare di quello che sono stato, io sono stato presidente della più straordinaria organizzazione, quella per la protezione del nostro patrimonio culturale, eccetera, si chiamava Arte Italia. Me l'avevano diciamo proposto e io avevo accettato, uscendo da Palazzo Chigi nel 92, dico non posso tornare a fare giornalista perché mi ero troppo legato alle personalità, dico non sarò più credibile, quindi mi era stato offerto questa opportunità e io l'avevo accettata e avevo due consiglieri d'amministrazione in questa società Arte Italia, uno era Cesare Annibaldi che era il capo dei servizi culturali della Fiat e l'altra era Luigi Cappuggi, un gigantesco economista straordinario. Avevamo cominciato a fare delle cose incredibili, a progettare delle cose incredibili, il circuito dei castelli che c'è in tutta Europa, in Francia le Chateau, le Posadas, in Spagna, in Portogallo, insomma, quindi noi abbiamo 5.800 castelli. Diciamo, ma sai che spesa? No, non spendevamo una lira perché avevo con l'assistenza di giuristi eccetera immaginato, cioè pensato che questi castelli potevano essere messi in società, quindi il privato, il proprietario del castello conferiva il castello come era e lo Stato una certa somma per riadattare questo castello, metterlo in condizione di attirare e quindi non so, nel Canavese avevamo pensato a un castello che diventava una sorta di museo della Pininfarina, un altro castello che diventava un relais chateau dove la gente andava, si portava la moglie, si rifaceva il viso, la bellezza, sono mille iniziative. Andai a parlare con Giuseppe Guarino, che era ministro dell'industria, e mi disse, io ti do tutto quello che vuoi, fammi qualcosa su Napoli. Io ho fatto a piedi da Baia, dove c'è il castello federiciano, sino a Castellammare, a cercare di scoprire porticcioli, e a ridosso di questi porticcioli c'era la Villa del Poglione, tutte straordinarie ricchezze, eccetera. Qui in zona con il presidente della Confindustria delle Ferrovie avevamo pensato di riattivare la Calabro Lucana, tutta una serie, e poi Ciampi che era ministro del tesoro per reagire a Cappuggi che faceva sul Corriere della Sera le sue contraffinanze, decise che non era troppo importante e che quindi non era il caso che questa piccola società si spendesse, eccetera. Quindi io avevo contribuito quando ero a Palazzo Chigi alla nomina di Draghi a direttore generale del tesoro, quindi mi rivolse a Mario Draghi, dico senti Mario perché è così, e lui dice lasciami un po' di tempo, voglio parlare, poi dopo un po' mi chiamò e mi disse, dice no, per la verità il ministro non recede da questa sua intenzione, però mi ha detto che se tu vuoi entra nella struttura della società madre, diciamo così, del ministero. Ma dico com'è possibile, io sono lasciato a Palazzo Chigi e divento un funzionario di seconda, terzo grado, dico no Mario, no. Per dire, quindi ci sono tante cose che si possono fare, ma ci vuole impegno, volontà, determinazione, devi essere proprio quasi arrabbiato. E credo anche al tempo stesso, Pio, e siamo davvero in conclusione, anche un po' aprirsi con la mente, perché quello che emerge dalla tua intervista, da questo tuo bellissimo e coinvolgente, avvolgente racconto è l'aver fatto esperienze fuori dal proprio ambito. Questo indubbiamente ti porta ad avere anche idee nuove, idee innovative. Certo, io ne ho viste di tutti i tipi, di tutti i colori.
Allora Pio, noi ti ringraziamo per questa disponibilità, tra l'altro fa un certo freschetto all'atronico, ma io sono un po' così, troppo marateota, diciamo, troppo di collina. Comunque Pio, davvero grazie, davvero avremo modo di rincontrarci, perché davvero ci sono cose molto belle che potremo continuare a raccontare. Abbiamo dato anche un po' un consiglio agli amministratori, comunque alle persone impegnate all'atronico, che possono fare molto, perché c'è molto e quindi si può fare davvero tanto. E Pio, quando ti ritroveremo, a Natale o direttamente l'anno prossimo? No, io spero per i morti di venire. Perfetto, e quindi magari sarà l'occasione per risentirci, per rivederci. Pio, grazie, è stato davvero illuminante, ritorneremo a parlare. Spero di essere più presentabile, perché però siamo in versione estiva, già molto estivo, quindi abituato io in queste all'etichetta qua mi trovo. No, però magari è riuscita meglio anche proprio per questo. Vabbè. Pio, grazie e buona serata. A presto. Grazie. Ciao.